Ragazze, benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi parliamo di make up e parliamo di make up, come avrete letto insomma dal titolo, ho deciso di mettere a confronto la linea vecchia e la linea nuova della collezione Chiara Ferragni per Lancôme. Allora, l'anno scorso, più o meno periodo estivo direi, ho comprato appunto la palette di Chiara Ferragni in collaborazione con Lancôme. Questa diciamo era la prima volta insomma che Chiara Ferragni faceva una collezione con Lancôme, e la palette ha il nome di Flirting Palette. Insomma, mi aveva incuriosito questa collaborazione, tenendo presente che, come sapete, io sì, amo il trucco, però non è che sono una grandissima esperta. Era un po' titubante sull'acquisto perché insomma il prezzo della palette non era proprio economicissimo. Mi pare costasse questa sui 50 euro, quindi era un prezzo diciamo importante, però il packaging era meraviglioso. I colori adesso ve li farò vedere dentro, erano abbastanza naturali, quindi ho detto vabbè, compriamola. E devo dire che non mi sono affatto pentita di questo acquisto. Allora, io l'ho tenuta abbastanza bene questa palette, vedete, è molto carina perché innanzitutto qui ha uno specchio insomma bello grande, e poi la palette, mi avvicino, si presenta in questo modo, vedete qua c'è una pellicola che appunto protegge la palette, un pennellino per il blush che Lancôme vi dà in dotazione, altri due pennelli, uno per gli occhi e uno per le labbra, adesso vi dirò anche perché, e questa appunto era la palette, cioè è la palette. Allora, da questa parte abbiamo tre illuminanti veramente veramente carini. Io non sono gran fan degli illuminanti, però devo dire che ho utilizzato moltissimo questo qua chiaro. E pezzo forte della palette, scusate, non so come metterla, pezzo forte della palette è il blush, questo qui rosa, fantastico, un blush che si stende benissimo, tra l'altro ce l'ho anche addosso oggi, veramente veramente ottimo. Poi quattro ombretti, vediamo se ci riesco, questi quattro ombretti, vedete questi colori insomma sul marroncino abbastanza versatili, veramente carine, uno un pochino più chiaro. Questi ombretti però sono tutti un po' shimmer, cioè nel senso non c'è niente di matte. Io ero un po' titubante da questo punto di vista, però devo dire che per tutti i giorni vanno benissimo, si stendono con molta facilità, quindi direi promossi. E poi mi è piaciuto tantissimo, tanti li hanno criticati, invece a me veramente mi dispiace che insomma in quella nuova manca questo pezzo. Ci sono i quattro, vedete, da quella parte, da questa parte, eccoci qua, i quattro rossetti, uno rosso, uno più nude, uno un po' più sul fucsia e uno ciliegia. Li ho amati, cioè sono rossetti pazzeschi, mi sono piaciuti veramente troppo. E poi abbiamo invece sempre da questa parte qui questo lucido effetto diciamo olografico, che io utilizzo un po' come base per i rossetti. Ragazzi, veramente una palette stupenda, e insomma non mi sono pentita di averla comprata e mi sono appunto trovata benissimo. Insieme a questa palette comprai, vediamo se lo trovo, all'epoca, allora insieme alla palette ho comprato, insieme ovviamente a questa palette parlo, ho comprato sempre l'anno scorso il gloss, e il packaging sempre molto carino, vedete qua c'è sempre il logo di Chiara Ferragni. Il lucido era diciamo un color arancione e ciliegia, molto trasparente, senza insomma nulla di particolare. Dirvi che ricomprerei il lucido, forse no, cioè nel senso questo non è valso l'investimento, anche perché anche questo lucido costa, se non sbaglio, intorno ai 30
2 euro, 33 euro, insomma, comunque quello più o meno era il prezzo. E comprando tutti e due, cioè due prodotti della collezione, regalavano anche una pochette molto carina, trasparente, sempre col logo di Chiara Ferragni, che però ho di là piena di trucchi e quindi non ho osato mostrarvela. Allora, dato che comunque la recensione, diciamo, della palette vecchia era, insomma, positiva, ho deciso di comprare quella nuova. Questa qui, ho comprato ovviamente anche in questo caso due prodotti della collezione Chiara Ferragni per Lancôme e mi hanno dato anche in questo caso in regalo la pochette che ora apro qui con voi. Allora, innanzitutto, mentre la collezione vecchia aveva insomma come colore il tema del rosa, questa volta il colore è blu e devo dire che la pochette è veramente, veramente carina. Secondo me anche molto più bella rispetto a quella dell'anno scorso. È tutta glitterata blu con tutti ovviamente gli occhi che sono il logo di Chiara Ferragni. È abbastanza capiente, l'interno anche è blu e ovviamente c'è anche il logo sotto di Lancôme. Eccolo qua, Lancôme per Chiara Ferragni. E devo dire che è veramente, veramente carina. Questa non penso che la userò per i trucchi, è troppo carina. C'è anche da portare in giro quando uno va a fare la spesa, ci mette dentro solo i soldi. È veramente bella. Top, questa mi è piaciuta. Allora, tutto quello che ho comprato, cioè il rossetto e la palette, vi dico il prezzo, ho speso 108,80 euro. Tenete presente però che sono andata da Douglas, insomma, questa settimana e sono vicino al mio compleanno, quindi mi hanno fatto, lo sconto appunto per, il mio compleanno di 5 euro, altrimenti il prezzo sarebbe stato, diciamo, sui 113, ovviamente 5 euro in più. Allora, partiamo subito, direi dal rossetto. In realtà il rossetto, io l'ho già aperto, ed è quello che indosso adesso. È questo, diciamo, rosa matte completamente naturale. Il packaging è questo qui. Insomma, questa è la scatolina esterna, sempre di questo blu acceso con tutti i glitter e il rossetto è della linea Absolute Rouge Drama Matte di Lancôme, che è una linea che Lancôme ha sempre, diciamo che Chiara Ferragni ha fatto l'edizione speciale di quella linea. Ora io non sono sicura del colore, cioè nel senso non sono sicura che il colore che Chiara Ferragni ha fatto sia presente anche nella linea di Lancôme classica. Possibile di sì, possibile di no. Io comunque ho preso il numero 274 Working Girl ed è questo nude veramente bello. Ah, tra l'altro guardate che carina la scatolina dentro, non l'avevo vista, ma tutti i loghi di Chiara Ferragni, l'occhio ovunque, veramente carino. Questo invece è il rossetto, vedete, classico, anche questo è blu, senza glitter, però con il marchio di Chiara Ferragni. Eccolo qua, l'occhio, non so se si mette a fuoco, ok? E si apre come diciamo tutti i rossetti di Lancôme. Vedete, c'è tipo il pulsante ed esce qui il rossetto ed è questo bellissimo, vedete, rosa nude matte. Allora, rispetto alla videocamera, insomma, è un pochino più scuro. Qui sembra un po' più chiaro, invece non è così chiaro, è proprio scuro, però è un nude, quindi tendente a rosa, ecco, veramente bello. E questo qui, il rossetto, l'ho pagato 39,90 euro. Sì, diciamo che non è proprio economicissimo, però diciamo che per questo rossetto vale la pena, nel senso che io l'ho già steso e mi piace moltissimo. Questo invece è il pezzo forte, cioè la palette. Questa è la scatolina esterna, molto carina. Adesso andiamo ad aprirla.
Anche in questo caso, vedete, all'interno della scatola c'è tutto, io non so come girarmi oggi, c'è tutto il logo di Chiara Ferragni per Lancome qua messo a fuoco. E questa è la palette. Allora, rispetto a quella dell'anno scorso, vedete, allora questa è quella di adesso, vedete, con tutti gli occhi, ha sempre la rosa, il marchio di Lancome qui al centro, la scritta Lancome Chiara Ferragni, però questa era quella dell'anno scorso. Sono tutte e due veramente belle. Il retro di questa qui era in oro rosa, il retro di questa nuova è soltanto color oro. Il nome di questa palette è The Fashion Flirty Palette, invece questa era la Flirting Palette classica. Veramente carine. Diciamo che io non sono mai stata così fan delle palette, ma queste mi piacciono davvero tantissimo. Allora, la palette si presenta esattamente come quella, diciamo, dell'anno scorso, cioè c'è una pellicola esterna, il pennellino qui in dotazione, eccolo qua, esattamente come l'altra, e poi abbiamo anche qui due pennellini, uno per gli occhi esattamente come l'altra palette e uno per le labbra, ma non ho capito perché, dato che in questa palette non ci sono rossetti, oppure è un pennellino di precisione forse, non lo so, però sicuramente questo qui è per gli occhi, perché da una parte, diciamo, c'è il pennello più corposo che serve per sfumare, l'altro invece, diciamo, piatto, che serve appunto per applicare il prodotto. Questo qui veramente non lo so, se lo sapete voi, insomma, scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere. Poi c'è sempre anche qui la pellicola, vedete, che copre la palette, con tutti i nomi ovviamente, insomma, dei vari ombretti e dei vari prodotti che sono appunto contenuti nella palette. Allora, iniziamo subito, vediamo un pochino cosa c'è dentro. Sembra uguale all'altra, ma in realtà non lo è. Allora, io partirei da questo lato e qui abbiamo sicuramente il blush, credo. Esattamente, blush all dress up. A me sembra il blush che è contenuto nella vecchia palette, ma adesso mi è venuto il dubbio. Io spero proprio di sì, perché è un blush che a me piace tantissimo, però non credo, perché il blush dell'altra palette ha il nome Blush Me Up. Sì, in effetti questo, diciamo, nuovo è più rosato rispetto a quello della palette vecchia, che è invece più scuro, quindi sicuramente sarà un nuovo prodotto, diciamo, che è stato ideato. Quindi questo è il blush e poi abbiamo due illuminanti. Anche gli illuminanti, visti così, mi sembrano, diciamo, tendenzialmente diversi rispetto agli illuminanti che sono contenuti nella palette vecchia. Allora, Sun Kissed, vediamo se cambiano i nomi degli illuminanti. Sì, i nuovi si chiamano Light Me Up and Flashy, quindi credo proprio di sì. Anche gli illuminanti, vedete, sono questi e sono comunque diversi. Sono uno tendente un po' al rosa e uno tendente un po' al beige oro. Poi abbiamo invece novità delle novità, questa qui è una terra, diciamo, per fare il contouring e per definire il viso. Allora, questa si chiama Universal Bronzer Ready Made. Io non so se forse è troppo chiara per il mio incarnato, devo ancora, insomma, valutare. Passando invece, diciamo, a quelli che sono gli ombretti sono questi qua, sono in tutto 8. Vedete, abbiamo, diciamo, questo blu elettrico argento, poi abbiamo un nero, un color, diciamo, viola melanzana, direi, chiamato anche borgogna forse, vabbè, più un viola melanzana direi. Poi abbiamo sempre un ombretto più chiaro, direi un
nude chiaro, un marrone scuro, un fucsia e anche qui un marrone però matte. Diciamo il nero e il marrone, scusate, il nero e il marrone sono matte. E invece gli altri mi sembrano, diciamo, tutti shimmer, a parte questo blu e questo argento, che invece c'è proprio il glitter, quindi sono, diciamo, per la sera tendenzialmente. Io ora non so come starò con questi colori. Insomma, proverò qualche make-up, magari ve lo faccio vedere su Instagram e poi, insomma, vedremo. E poi abbiamo da questa parte questo colore che è molto scrivente, vedete? Ed è una sorta di beige, ah, che bello, un beige nude. Da mettere come base, devo dire che sono molto curiosa appunto di provare questi prodotti. Quindi, rispetto, diciamo, alla palette vecchia, non abbiamo in questo caso i rossetti, ma abbiamo soltanto appunto ombretti e abbiamo soltanto appunto diciamo, abbiamo come se avessimo, diciamo, una palette per la sera, una palette per il giorno. La palette per la sera sono questi colori appunto glitter più il nero e il melanzana shimmer, e invece diciamo quelli per il giorno sono sempre un po' shimmerini, questo fucsia, questo marrone, questo color nude e il marrone matte. Ovviamente la novità è questa base, quindi hanno tolto il gloss, scusate, il gloss olografico, hanno messo appunto questa base per l'ombretto. Devo dire che sono molto molto curiosa di provarlo. Ovviamente qui c'è sempre, scusate la ring light, qui c'è sempre lo specchio, quindi diciamo che come struttura è esattamente come quella vecchia, cambia ovviamente il contenuto. Allora, detto questo, ora vi dico il prezzo, perché questa qui ultima, questa qui costa molto di più rispetto alla vecchia, molto probabilmente perché ci sono più ombretti, i rossetti forse sono valutati meno, non lo so. Comunque la palette costa 73,90 euro e vale la spesa? Ve lo farò sapere. In ogni caso, insomma, ero molto contenta, insomma, di averle tutte e due, e vediamo se promuovo questa nuova, insomma, ve lo farò sapere magari in un altro video. Allora, per il momento è tutto. Io spero davvero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se avete, insomma, delle consigli da darmi o volete vedere qualche make-up con una delle due palette, scrivete tutto nei commenti. Mi raccomando, non dimenticate di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!